Dopo il bollino blu e il registro delle opposizioni arriva il codice di condotta, ulteriore strumento nella lotta al telemarketing illegale. La proposta, in continuità con il lavoro svolto a tutela dei diritti dei cittadini e in contrasto alle pratiche di telemarketing illegale, è stata avanzata oggi a Roma da AssoContact, Associazione Nazionale dei Business Process Outsourcer, e dall'OIC, Osservatorio Imprese e Consumatori, nell'ambito di un incontro alla presenza delle massime autorità regolatorie del settore, dal titolo La spinta normativa all'autoregolamentazione nel telemarketing. Per un nuovo rapporto tra imprese e consumatori. Il contrasto al telemarketing illegale necessita di azioni sinergiche, come spiega Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali. Molto si sta facendo, il nuovo regolamento sul registro delle opposizioni allarga le barriere pur senza probabilmente stringere le maglie tanto quanto servirebbe. Serve una risposta integrata naturalmente delle istituzioni e degli operatori che devono in qualche modo smetterla di far concorrenza utilizzando il telemarketing, quello illegale, come strumento per l'appunto di concorrenza sleale poi alla fine. Il codice di condotta è un sistema di regole di comportamento e gestione che si integra con le raccomandazioni del legislatore europeo, del legislatore nazionale e dell'autorità di vigilanza, quali il garante per la protezione dei dati personali, il garante della concorrenza del mercato e l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché delle istituzioni regolatorie di settore. Un percorso quindi di autoregolamentazione, come spiega il presidente di AssoContact, Lelio Borgherese. Noi partiamo da un assioma, la chiara distinzione tra telemarketing legale e telemarketing illegale, quindi non amiamo l'espressione telemarketing selvaggio. Sul telemarketing legale, tutti insieme con la politica, con le authority, con le associazioni datoriali, abbiamo fatto già un grande lavoro in termini di codice di condotta, di decalogo, di difesa dei diritti dei consumatori. Il contrasto del marketing illegale invece è un tema ancora tutto da affrontare. Su questo c'è stato un primo importante punto di avvio che è il rinnovo del registro delle opposizioni, ma noi come associazione datoriale vogliamo anche portare dei contributi di carattere tecnico e tecnologico, per esempio portando avanti il tema del golden number, cioè la numerazione univoca, chiara, che distingue gli operatori che fanno outbound e telemarketing in maniera legale, in maniera seria, da tutti coloro che invece lo fanno in maniera, diciamo, piratesca o comunque borderline rispetto alle regole. Il codice, basato sui principi di formazione continua degli operatori, dialogo aperto tra le parti e sensibilizzazione e formazione per i consumatori, comprenderà norme e principi, comportamenti vietati, attività di monitoraggio e gestione dei reclami per tutti i contatti, siano telefonici o elettronici, al fine di essere uno strumento efficace e integrato con gli istituti e le azioni già realizzate da AssoContact e OIC. Il suo obiettivo è quello di colmare alcune lacune normative, divenendo uno strumento di responsabilizzazione utile ad aiutare il settore a conformarsi efficacemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali.